nuova un'associazione che oggi fa l'inaugurazione della sede in via Torino numero 11. Torino numero 11. Coiba, perché questa associazione? Questa associazione nasce da un'esigenza della gente comune, orientativamente schierata a sinistra più o meno, nel senso che abbraccia dei temi che sono prettamente di sinistra, l'antirazzismo, l'antiemarginazione in ogni senso, sia culturale che sociale che religioso. Praticamente noi abbiamo bisogno di stare insieme per riuscire a creare qualcosa a livello territoriale, perché tante volte capita che molti giovani soprattutto abbiano delle idee, magari chiuse nelle loro camere da soli, pensino a queste cose e dicano, boh, come faccio? E invece all'associazione possiamo riunirci tutti con delle riunioni che avvengono praticamente una volta a settimana, regolare, e discuterne insieme e portare avanti delle idee e metterle in pratica a livello reale, cioè realizzare le cose che normalmente resterebbero solo idee in aria. Progetti futuri per quindi quali sono per l'associazione? Biblioteca popolare, per permettere a chiunque di usufruire dei testi, dei libri, prenderli in prestito a livello gratuito e riportarli. Poi vorremmo avviare dei progetti anche a partire da settembre di laboratori teatrali, laboratori musicali. E un'altra cosa importante che vogliamo fare sono le proiezioni cinematografiche, perché credo che sia importante portare alla luce anche dei film che tante volte magari mancano di una giusta riflessione, e quindi è importante proiettare dei film e fare una discussione annessa a quei determinati film, a quelle determinate tematiche. C'è un gruppo già che lavora per questo. Poi un'altra cosa importantissima che vogliamo realizzare già a cominciare da settembre è il giornalino in cui sarà possibile a chiunque scrivere, sì, ve lo dico subito, cioè il giornalino appena partirà sarete tutti invitati a inviare quello che volete, la tematica che volete, ci saranno dei caporedattori che si occuperanno di correggere e pubblicare gli articoli provenienti da chiunque, non c'è nessun diktat, ecco. E quindi diciamo che più siamo meglio è, e speriamo di portare avanti le idee di tutti e di riuscire a stare insieme a creare qualcosa per cui rendere questa città sempre migliore, sempre più viva. L'impegno sociale di questa associazione, quindi come si caratterizzerà? Con quale iniziative? Allora, a partire da settembre avremo intenzione di creare dei tavoli di lavoro, dei tavoli di discussione, perché tante volte ci rendiamo conto che i giovani, probabilmente non solo, di fronte alla politica, ma non solo vista da un punto di vista di schieramento, ma a livello proprio di informazione sia locale che nazionale che internazionale, si trova un attimino persa questa gente, perché magari non sa effettivamente come stanno le cose, la confusione che si crea in questo momento nazionale a livello di sinistra ovviamente porta tutti a scappare via dalle questioni e a un pochettino essere indifferenti. Quindi voi volete affrontare la discussione della politica con i giovani e superare quell'indifferenza? Sì, vogliamo creare dei tavoli proprio di discussione per permettere a tutti ovviamente di partecipare e per elaborare e commentare insieme quello che accade a livello locale, regionale, nazionale, internazionale e così via. Ok, grazie. Ciao. Siamo qui con Monia, abbastanza conosciuta nel barcellonese per il suo impegno sociale nel mondo giovanile, presidente responsabile dell'Associazione Giovani Musulmani Barcellonesi. La tua presenza nel Coiba, Monia. Allora, mi sono unita all'associazione Coiba grazie ad alcuni amici che si impegnano in questa associazione, perché me ne hanno parlato e ho visto che condividiamo molte idee, molti interessi, quindi mi sono trovato che sia una cosa molto interessante e costruttiva unirmi a questo gruppo, anche perché è un gruppo molto impegnativo e lavorativo che si occupa di diverse attività. Allora, il mio gruppo si occupa di giornalino e quindi di scrivere ognuno degli articoli con un argomento a piacere, argomenti aperti sulla società e anche sulla politica, sulle religioni e sulle attualità. E quindi, siccome mi piace molto scrivere e interessarmi di questi argomenti, mi sono appunto inserita in questo gruppo, però non mi viene neanche di lavorare negli altri e di stare con questa associazione che trovo molto, molto interessante.
grazie Monia, ciao, in bocca al lupo. Ciao. Siamo qui con Luciano Accetta, un musicista locale di Barcellona, Pozzo di Gotto, che stasera si è esibito con il suo gruppo di amici e ha regalato grandi emozioni con pezzi musicali e la storia del rock. Luciano Accetta, perché Coiba e perché e cosa ti aspetti da questa associazione? Coiba è un progetto che nasce da lontano, che nasce dalla voglia di giovani e un po' meno giovani di cambiare quella che è la realtà barcellonese, di cercare di migliorarla sempre. Grazie soprattutto all'arte e alla musica, quindi vedendola a 360 gradi come un modo per migliorare le condizioni, per cambiare, come dice un nostro cantautore barcellonese, per cambiare lo stato delle cose. Questa è una citazione di Todi Poeta. Esatto, esatto. Anche lui partecipa alla serata. Esatto, stasera anche lui ci ha regalato un bellissimo momento di musica ed è stato bellissimo questo interscambio. Noi questa sera abbiamo voluto improntare la serata non con una scaletta predefinita, ma cercando di coinvolgere tutti i musicisti e non, perché chi voleva cantare, prendere il microfono lo poteva fare. Quindi una sorta di jam session? Sì, è stata una jam session perenne praticamente, un'ora e mezza di jam session. Chi voleva la chitarra mi diceva dammi la chitarra, fammi suonare, chi voleva cantare si prendeva il microfono, chi voleva suonare la batteria lo faceva senza alcun tipo di problema, senza preoccuparsi se si sbagliava il pezzo. Ma è questo lo spirito quindi del Coiba, la libertà di espressione. Esattamente, e soprattutto di includere, cercare di creare un gruppo solido che non sia chiuso ma che sia il più aperto possibile. Il tuo ruolo in questa associazione, Luciano? Io mi occupo prevalentemente di musica, perché quello è l'ambito che più mi piace, diciamo, l'ambito in cui mi esprimo meglio, forse. Lascio decidere agli altri, quello è l'ambito che più mi piace. Va bene, Luciano, ti ringraziamo, grazie ancora, ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao. E siamo qui con Todi Poeta, ospite della serata. Todi, perché hai partecipato a questa inaugurazione? Ah, perché ho pensato, i ragazzi mi hanno invitato, penso che sia importante che si prestino tantissimi ragazzi a realizzare un'associazione che abbia dei fini sia culturali che sociali e che tenga viva la città. E ho colto l'invito perché ho pensato che fosse importante, sia un po' perché conoscevo il percorso dei ragazzi anche in altre varie situazioni, ma perché in questo momento storico per Barcellona penso che sia importante che tutte le persone, a maggior ragione se siano dei ragazzi, muovano spostino l'interesse della città all'interno della città. Ok, grazie Todi, in bocca al lupo per il tuo lavoro e il tuo percorso musicale. Grazie. Ciao.